Io ho fatto 5-6 film a Napoli e grazie a De Sica, Ettore Scola con Maccheroni, con Jack Lemmon, persino lui era sbalordito. Forse si aspettava accertamento, lui aveva portato una valigia di medicinali. Chissà cosa gli avevano detto a Hollywood. Colera, vai a sapere cosa poteva prendere a Napoli. E invece si rese conto che non era così, che era una città amorevole, piena di simpatia per lo straniero, non ruffiana, neanche furba, intelligente da capire che bisogna spremersi le meningi per risolvere. Mi ricordo un cameriere, un uomo di fatica, quelli che dopo mezzanotte cominciano a passare l'aspirapolvere sulle moquette. Eravamo al bar, Jack Lemmon, Ettore Scola ed io, e facemmo le due tra una vodkina e l'altra. Quando decidemmo di andare a dormire ci avviamo all'ascensore e c'era questo Giovanni che stava pulendo con l'aspirapolvere la moquette e l'ascensore. Allora, senza perdere una frazione di secondo, disse: così non vi sporcate le scarpe. Ora io dico, ma si può inventare una battuta più geniale? Certo, per ricevere una mancetta. O come ogni sera mi accompagnava: io, dottor, vi accompagno. Ma dove mi accompagni? Sono anni che vengo qui all'Eccelsior. Ogni volta mi vuoi accompagnare in camera. Ma lo so, al quarto piano, numero 402. E io vi accompagno. È inutile lottare con il napoletano. È meglio arrendersi subito e apprezzarne lo sforzo che fa. Arrivate alla porta, infilate la chiave nella toppa. Dottor, la vita è una facciata o balcone. Non so, me l'hai detto ieri sera, l'altro ieri sera, hai ragione, la vita dura una frazione di secondo, è una facciata al balcone. E poi le imposte si richiudono. Riceveremo qua ogni momento, ma chi sto fatto non ti fa contenta, a notte come faccio a tevere, se non ritratto non lo posso avere, e perciò questa codacca nel tuo ride faccio tacca, che le viene là per là, e io ma vado a sviluppare. Davo papà una foto, davo papà una foto, io mi fate la favoletta mia, io metto a fuoco tac, tu sei venuto già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografa. Signore e signori, ed ora l'esimio maestro Raffaella Capece vi farà ascoltare un pezzo classico, da solo. I signori preferiscono Bach, Vivaldi, da Venosa. Preferiamo essere lasciati in pace. Venga. Grazie. Diecimila, Gennarino. Don Raffè, queste me le prendo io e stiamo pace di quelle che vi ho date stamattina. A me? Perché voi non lo sapete, è venuto vostro padre a prendersi. Donna Filomena, io tengo due guai nella vita mia, la poliomielite alla gamba e mio padre. Con l'aggravante che dalla poliomielite si può guarire, da mio padre. A proposito, stamattina mi ha telefonato Giardini il biscazziere. Ha detto che ci dovete andare urgentemente stasera. È arrivato guaio numero 3. A Roma, per esempio, in via del Corso, io lo percorrevo a piedi anche un po' imbarazzato perché si è diventato un mercato arabo, pieno di gente con i blue jeans strappati, fanno avanti e indietro, secondo me non sanno neanche loro dove stanno andando. E sentì dietro di me uno che fece: ammazza le rughe, hai visto come sei invecchiato? Detto forte perché io potessi sentire, non so se lo dicesse a una ragazza o a chi. Ammazza le rughe. La stessa cosa mi è accaduta a Napoli. Marcellì, se si mi fate vecchiarielle, unite un caffè, ma vedete la differenza, che garbo, che gentilezza d'anima. Io amerei vivere su un pianeta tutto napoletano, perché so che ci starei bene. Napoli va presa come una città unica, molto intelligente. Napoli è troppo speciale. Marcello, ti devo dire una cosa. Ciao. Aspetta un momento. Dopo. Ci vediamo di sotto. All right. Aspetto giù, dopo.
Marcellino, stai bene così? Ti piace? Pubblicità. A me non me la offrono più, mannaggia. Lo so, è una fortuna. Hai conosciuto Sergio? Fellini Giovani. Ma non lo potevo fare io perché mi reggo in piedi. Scusa, La tua fidanzatina da allora. Una delle mie fidanzate. Lo so. Chi mi ha detto? Ecco lui, dice che lo suoni benissimo. È venuta una mezz'idea per il finale, poi ti dico. Senti, Marcellino, è una fortuna che sei qua. Pensavo che solo tu... Vieni un momento. Voi siete in pausa adesso, no? Ma che davvero suoni quell'affare là? È venuto da sede? Si è pure te, Sony. Io invece mi sentivo... Gino? Gino, vado adesso allora, ma accompagna Marcello. Sì, ma vacce però. Certo. Vieni anche tu. Ciao Antonella, ricordamelo, Vedrai, una bella sorpresa. Dai, che ci dovrebbe stare? Ma dove andate quest'albero? Roberto! Pensavo che un piccolo omaggio floreale... Marcello, per favore, la sigaretta. Non me lo ricordavo. Era una maniera diversa di fare il cinematografo. Quando si dice che confusione, che casino, sembra un cinematografo. È un modo di dire. E Fellini diceva, mentre tutti fanno casino, io posso pensare. Se stanno tutti lì aspettando che io dica il verbo, questo mi rende la giornata più complicata. Ed era sempre per paradosso. Guido, ti aspetto mio marito. Ti dispiacerebbe se per Capodanno vado a casa un giorno solo? Ma se non vuoi, dico che non posso. Sì, mi pare di sì. Carlotta, su. Chi è quella negretta? È una sorpresa che ti abbiamo fatto. Viene dalla Vai. Non te la ricordi? Ce ne parlavi sempre. Grazie Luisa, come sei gentile, che pensierino delicato. Quel diadema è per me. Sì, lo so, poi te lo rendo. Oh caro. Che emozione ritrovarla qui. Come stai? Bene, ma mi tolga una curiosità, bella signora. Chi è lei? Non importa il nome, sono felice di essere qui. Non domandarmi niente. Posso restare? Ma certo, carina. Adesso ho da fare. Ma dopo? Anche tu, Rosella, che ci fai? Il grillo parlante di Pinocchio. Ti disturbo? No, ma perché ridi? Niente, voglio soltanto vedere come te la cavi. Finalmente ci sei riuscito ad averlo il tuo arma, Re Salomone. Non era ora? Era ora, certo. Mettetemi dentro! Guido, dimmi, ma non hai un po' di paura? Paura di che cosa? Va tutto benissimo. Non potrei restare anch'io. Mi diverto tanto, non voglio niente, ti guardo solo. C'è un regolamento da rispettare, lo conosci? Vieni, aiutami. Mettetemi dentro! Guido, dimmi, ma non hai un po' di paura? Paura di che cosa? Va tutto benissimo. Non potrei restare anch'io. Mi diverto tanto, non voglio niente, ti guardo solo. C'è un regolamento da rispettare, lo conosci? Vieni, aiutami. Guido, completo distrutto con colbacco. Ti va bene questo? Oh, ciao, Eddie. È bellissimo. Ma questo regolamento com'è? Non so niente. Mi ha promesso una parte nel film. Mi ha detto che dovrò cambiare tanti vestiti. Il suo amore poi per gli attori, per i suoi attori, lo esprimeva anche in quei dettagli che poi non è ricapitato con altri registi, forse anche perché le sue storie erano diverse. La sua attenzione ogni mattina alla truccatrice o al truccatore, guarda che qui hai messo un po' più di nero di ieri, io come facesse a vederlo non lo so. Cioè l'ansia di esaltare i suoi attori. Diceva a Giuseppe Roturno, il suo operatore preferito, fallo bello, lo devi fare bello, allora Peppino dai, una bacchettina di fotoriflettori qua per stringere un po' le mascelle perché dice c'hai la faccia da burino, da provinciale. Il tentativo di allungarmi le dita, ma come le allunghiamo le dita? Secondo i cappucci di plastica. In notte e mezzo, non potendo darmi quell'aria, lui voleva più da intellettuale perché diceva che avevo delle mani da contadino,
non potendo allungare le dita, allora dice, togliamogli tutti i peli dal petto, perché il petto villoso ti aggiunge troppa virilità. Io voglio che il mio intellettuale sia più fragile, più delicato, almeno nell'aspetto esteriore. Allora fu tutto depilato, con la cera, a strappo proprio, perché in una certa scena, nel casale famoso, a un certo momento mi si vedeva così quasi a torso nudo. E aveva ragione lui quando diceva fallo bello, falla bella, perché c'è l'attore, il trait d'union fra l'autore e il pubblico. Se il pubblico non è affascinato da un viso, da un fisico, non la segue la storia con lo stesso interesse. Ripeto, parlo di un cinema diverso dagli altri, dove forse questa era una necessità, come accadeva con il cinema hollywoodiano di quando io ero giovane. Rivedendo di fatti alle volte alla televisione quei vecchi film, io mi accorgo come John Crawford, per esempio, avesse sempre delle ombre qui. In luce erano lasciati solamente gli occhi, che ce ne aveva belli. E Rotunno doveva fare le capriole per farmi diventare più bello. E in qualche caso non dico che io fossi bello, ma certo ero stato valorizzato, questo è sicuro. Il leone d'oro alla carriera per l'attore a Marcello Mastroianni. Consegna il premio Federico Fellini. Caro Marcello, do you remember me? Sono il tuo alter ego. Io ho fatto anche parecchi film brutti. Sì, è vero. Ma su 170 all'incirca, sì, una ventina magari saranno stati anche brutti, specialmente agli inizi della mia carriera, e forse anche dopo. Ma questo è accaduto perché uno deve farsi vedere al cinema, non è che può scegliere idealmente il film che vorrebbe fare. Alla volta accetta, già sapendo dal copione che non sarà un buon film, ma sempre confida nella fortuna. Hai visto mai che poi lì succede qualche cosa, che il film magari invece diventa bello? Oppure perché ha bisogno di soldi, è in arretrato con le tasse, oppure perché si sente già divazzo, allora vuole l'automobile fuori serie, che è lo status symbol dell'attore arrivato, almeno questo era una volta, oggi meno. Poi via via che il successo arriva, aumenta, allora bisogna avere la villa, poi magari anche una piscina e poi magari anche uno yacht. Io questo l'ho fatto, è vero. Così, perché questi obiettivi rappresentavano la conquista certo di un successo, anche di un benessere, diciamocelo pure. Allora, i film brutti, perché rimpiangerli? Nessuno ti ha obbligato a farli. E poi, tutto sommato, hanno fatto le ossa, perché il mestiere dell'attore è fatto anche di mestiere. La capacità di andare a quel segno senza guardare in terra, la capacità di muoversi senza la soggezione della troupe che ti sta attorno, senza la paura della macchina da presa, quest'occhio implacabile che ti fotografa anche dentro. Anche a questo servono i film brutti o sbagliati. Io ne ho fatti parecchi all'inizio, non è che arrossisco ripensandoci, allora mi vergognavo un po'. Mi ricordo un film Tragico Ritorno, dove io finivo nella legione straniera, figuriamoci, accusato di un omicidio, non commesso naturalmente. Lo conosco bene io, Marco. Ora sono qui, parlo di andarmene e non me ne vado. Ma perché? E qui non c'è nulla che mi trattenga. Io non ti piaccio, vero? Sì che mi piaci. Mi sei sempre piaciuta. Ma non mi ami. Non me ne importa. Perché ti amo io. L'ho sentito subito. Mi dispiace. Perché me ne andrò. Non posso legarmi a te. Sono io che voglio legarmi a te. Ah, poi La principessa delle Canarie con Silvana Pampanini. Ho un ricordo tenero di Silvana, vestita poi sembrava un indiano, una pelle rossa. Io non so che questo popolo detto dei guanci delle isole Canarie, ogni mattina arrivava truccata, bellissima, e al regista gli diceva, Paolo sono regale. Io poi ho sempre avuto le gambe magre, quindi le dovevo imbottire per via di questi pantaloncini di velluto che si fermavano a mezza coscia. E poi con la spada, io non avevo attitudini alle armi, infernale. Nel ricordo sono forse le cose più divertenti di questo mestiere.
come si fa a fare sempre dei buoni film? Io, se avessi fatto solo dei buoni film, avrei paura di me stesso. Questi sono privilegi dei santi. I santi non hanno mai sbagliato. Gli eroi, a parte che poi a me i santi e eroi mi stanno pure antipatici, quindi bisogna che sia un diagramma così di sali e scendi, anche perché se tu sbagli un film e il successivo invece lo indovini è buono, è un'ebbrezza che provi. Ma se li fai tutti buoni, alla fine sei sempre sullo stesso piano ed è anche meno divertente. Sembra paradossale quello che dico, ma c'è una verità. Madonna mia, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio. Un catalogo gli è e ho fatto io. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640. In Almagna 231. 100 in Francia, in Turchia 91. Ma in Spagna, in Spagna son già 1003. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, vancontesse baronesse, marchesine principesse, e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni oggi compio 72 anni, ma è una bella età. Quando ne avevo 20, immaginando non 72 anni, l'avrei visto come un vecchio bagucco. Ma io non mi sento così vecchio, forse perché ho la fortuna di lavorare senza arresto. E sono contento che questo mio compleanno coincida con questo film in mezzo a queste montagne, irraggiungibile, quindi via tutte le cose ufficiali, gli auguri, l'articolo, il meggiante. Le manifestazioni anche di simpatia, di entusiasmo, mi affaticano un po', mi annoiano un po' queste cose. E non ho un cattivo carattere, ma forse per alcuni versi sì, ma in generale sono molto paziente e accomodante. Ma non buono, come molti dicono, perché ci c'è tanto buono. Poi c'è quell'altro che dice, ma che buono, uno figlio di puttana. Va a sapere cos'è uno poi veramente. Coupé che sa veut dire comment c'est. Tandis qu'au cinéma, coupé sa veut dire stop. Action, si. Voilà. C'è un bellissimo racconto di Kafka, Il prossimo villaggio. Lui dice, mio nonno soleva dire che la vita è straordinariamente breve. Ora nel ricordo mi si contrae al punto che, per esempio, io quasi non riesco a comprendere come un giovane possa decidersi ad andare a cavallo sino al prossimo villaggio senza temere che persino lo spazio di tempo in cui si svolge felicemente la vita possa bastare anche lontanamente ad una simile cavalcata. Quando ero giovane mi sembrava che la vita fosse lunghissima, eterna. Adesso invece, quando guardo all'indietro, mi accade di dire, già, ma quel film quando è che l'abbiamo fatto? 5 anni fa. Dici, ma che 5 anni fa? 15 anni fa. 15 anni fa. Da giovane, quando si sale a cavallo per compiere questa cavalcata, si pensa che sarà un viaggio che non avrà fine, lunghissimo. E poi invece, raggiunto una certa età, ci si accorge che questo prossimo villaggio non era molto lontano, che veramente è stata una cavalcata breve, brevissima. La vita, sì, ci si accorge a una certa età che è passata così come... E il villaggio è lì, vicino.
io ti guardo. Io ti guardo così. Tu mi guardi. Tu mi guardi così. Perché? Perché guardandoti è come se una musica cantasse nel mio cuore. Io ti parlo, ti racconto di me. Io dentro di me, perché, perché vicino a te accade tutto ciò, chissà se questo è amore.